con la dottoressa Gabriella Stelian, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a lei. Argomento di oggi: la mastoplastica additiva, che per il quinto anno consecutivo si conferma essere l'intervento estetico più scelto dalle donne. Come commentiamo questi dati? Allora, la mastoplastica additiva ci porta ad amare di più il nostro corpo, aumenta l'autostima e la consapevolezza di noi stessi. Per questo l'intervento di mastoplastica additiva può aiutare molte donne ad avere un volume del seno desiderato, a dare una forma al seno che si desidera, soprattutto per le persone che hanno un seno svuotato o un seno un po' cadente come conseguenza di una gravidanza oppure di un dimagrimento eccessivo. Quindi oggi è possibile farlo in modo sicuro e anche veloce grazie alle tecniche innovative e grazie alle protesi che ci offrono una ampissima gamma di scelta proprio per soddisfare ogni esigenza, per arrivare ad avere un seno che desidera la paziente. Come ben sappiamo, tecnicamente parlando, questo intervento può essere eseguito per l'accesso può essere per via inframammaria, per via ascellare o per via periareolare. L'impianto che possiamo scegliere può essere di una forma rotonda oppure anatomica e la sede anatomica di inserimento delle protesi può essere retromuscolare, retro il muscolo grande pettorale oppure retroghiandolare. Una cosa che volevo sottolineare è proprio il fatto che non esiste una soluzione unica per tutte le donne. Quindi questo seno è bello non perché è stato scelto la protesi anatomica rispetto alla protesi rotonda o perché è stata scelta la sede anatomica sotto muscolo o sotto ghiandola. Quindi questo seno è bello perché sono stati rispettati dei criteri. Quindi questa è l'unica cosa che ci può guidare verso un risultato desiderato. Mi ha parlato di criteri. Quali sono questi criteri? Prima di tutto dobbiamo immaginare un corpo ben proporzionato e armonioso. Quindi nella scelta delle protesi ovviamente avremo dei criteri. Quindi questi possono essere l'altezza della paziente, la larghezza delle spalle, lo spessore dei tessuti molli, del décolleté. Un altro criterio importante è la larghezza del bacino, la proiezione del gluteo e non per ultimo il desiderio della donna. Ecco perché è molto importante fare una visita medica accurata, perché tenendo presente di tutti questi criteri il chirurgo plastico sarà in grado di scegliere il meglio per arrivare al massimo del risultato per la paziente che abbiamo di fronte. Ci sono delle novità in questo campo? Sì, abbiamo anche delle novità, quindi abbiamo un dispositivo medico nuovissimo che si chiama Funnel, che è un dispositivo che ci aiuta ad inserire una protesi attraverso un taglio fatto un po' più piccolo rispetto al classico taglio che lo facevamo prima. Quindi oltre a un taglio più piccolo, questo dispositivo protegge la protesi di una eventuale contaminazione, come anche riduce lo stress dei tessuti molli. Quindi avendo un taglio più piccolo avremo anche una cicatrice più piccola, quindi sarà sempre più invisibile e nascosta. Qual è il risultato finale? Oltre ad avere la forma desiderata del seno, il più grande risultato è star bene con se stessi, che mastoplastica additiva sa regalare questa sensazione di benessere che è indispensabile nella vita di una donna. Perché non l'ho fatto prima? Finalmente ho realizzato un sogno, queste sono le frasi che sentiamo più spesso nei nostri studi dopo l'intervento, quando la paziente viene a fare i controlli, le medicazioni. Quindi il risultato finale deve essere: sto bene con me stessa. Abbiamo la testimonianza di una sua paziente soddisfatta, l'ascoltiamo. Buongiorno, mi chiamo Carolina e oggi volevo raccontare la mia esperienza con la dottoressa. Allora, io ho deciso di fare il seno oggi un anno fa perché ho avuto mio primo bambino
3 anni fa e quindi sono rimasta comunque dopo un piccolo problema. Dopo il parto ho fatto proprio una mastite su un seno solo e ho dovuto, un po' per vergogna, ho dovuto rifarlo perché non potevo neanche più mettermi in costume da bagno ed era tutto complicato anche a livello lavorativo perché facendo la modella ovviamente avevo proprio questo compresso col seno e quando l'ho rifatto proprio mi è cambiato la vita a livello lavorativo, a livello personale ed è stata proprio una cosa che rifarei anche domani. Poi ho conosciuto la dottoressa che lei mi ha anche lei cambiato la vita su tante cose, il modo di vedermi, tutto quello che lei ha fatto per me è stato veramente bello. Dopo l'intervento, appena svegliata, avevo subito il sorriso e anche per lei, secondo me, è stata una soddisfazione enorme. E poi proprio zero dolore. Non so che magari sono stata anche fortunata, però non ho avuto proprio dolori. Sono riuscita a guidare 2 giorni dopo l'intervento, lavarmi i capelli da sola, che di quello che sentivo da altre ragazze non era una cosa fattibile dopo solo 2 giorni. Invece lei mi ha seguita proprio benissimo e mi sono sentita veramente molto molto meglio dopo l'intervento e al giorno di oggi quando lavoro con le foto faccio i shooting foto e mi piace molto di più, sto molto meglio e anche nella vita di tutti i giorni e ho fatto anche il primo estate. Quindi col seno rifatto ed è stato un grande piacere di mettermi in costume da bagno senza avere quella vergogna che potevo avere prima, anche perché il volume era proprio, cioè, cadevano proprio e alla mia età, 25 anni, anzi 2 anni fa, sì, 2 anni fa, è stato comunque molto molto complicato di vedere questo cambiamento che avevo. E di conseguenza ringrazio tanto tanto la dottoressa per il suo lavoro perché ha fatto veramente miracoli. Grazie, dottoressa. Grazie a lei.